Ciao e benvenuta in questo nuovo episodio di Eldaria. Siamo sempre sul capitolo 26. Nello scorso episodio Lance ha provato a entrare nella stanza dei dragoni, ma per fortuna non ci è riuscito e adesso stiamo tornando con lui all'accampamento. No, non stiamo tornando all'accampamento. Dove dobbiamo andare? Oddio, non so dove dobbiamo andare, aspettate un attimo. Forse è qui, esatto. Giunti nella foresta, Lance mi ha letteralmente squadrata. Si è poi avvicinato a me e mi ha slegata. Oh, grazie. Orione, portala in giro tra queste terre. Che? Ho un conto in sospeso. Non ho voglia di averla tra i piedi. Ma è questo, Orione? Non sarebbe più sicuro lasciarla legata ad un albero? Non penso. Ormai sa che cosa aspettarsi da me. Non coglierai l'occasione per scappare, vero? No. Promesso? Promesso. Lance mi ha proprio umiliata. Ad ogni modo, avrò l'occasione di esplorare dintorni per vedere se c'è un modo di scappare. O almeno per nascondermi aspettando l'arrivo della guardia di Ella, se arriverà. Andiamo verso la spiaggia. Il Kraken è ancora qui e non sembra volersi spostare. Non potrò mai scappare da qui. Quindi, mare, niente. Allora andiamo qui. Qui non c'è niente. Mi sono recata presso le rovine di memoria. Orione mi segue da vicino, ma mi permette di andare dove voglio. Sono veramente libera, libera di spostarmi. Non riesco a capire la ragione per cui Lance mi lascia libera. La cosa mi insospettisce, eppure a me. Starà tramando qualcosa? Gli scogli sono veramente troppo ripidi perché io possa fuggire da qui. E praticamente non c'è via libera da nessuna parte. La brezza di memoria è sempre molto piacevole e da essa trapela la sua tipica nostalgia. Forse perché questa isola è dedicata a Mnemosyne, vale a dire la dea della memoria e quindi del passato. Oppure perché protegge le anime erranti dei dragoni. Comunque sia, mi sento molto legata a quest'isola, nonostante mi abbia riservato delle brutte sorprese. E adesso dove vado? Qui al tempio, all'accademia? Prova ad entrare di nuovo? Niente, non posso fare nulla qui. Vabbè. E allora torna indietro. Dimmi, Orione, hai famiglia? Preferisco non parlare di me. Va bene. Che peccato, avrei voluto addolcirlo un po' alla volta. Niente, non funziona. Ma non c'è altro posto dove andare. Che faccio? Sempre avanti e indietro. Anche se sono sorvegliata, questa libertà mi sta facendo un gran bene. Orione è una persona discreta, sento a malapena il rumore dei suoi passi. Per la prima volta da giorni mi sento un po' più serena, malgrado sia sempre prigioniera di Lance. Oddio, un boom, che è successo? Un forte rumore riecheggiava tra le valli di memoria. Pareva un'esplosione. Eh? Che sta succedendo? Devo recarmi laggiù, non è normale. Aspettate, dov'è stata l'esplosione? Vediamo qui. C'è del fumo che proviene dal crepaccio. Credo che si tratti della porta del tempio. Che cosa avrà mai fatto Lance laggiù? Capisco meglio perché non mi voleva tra i piedi, ma aveva delle bombe. Devo ritrovarlo. Spero che non abbia insudiciato quel monumento sacro. No, vabbè, aveva dello esplosivo praticamente. Ha fatto saltare in aria la porta dei dragoni. No, che fai? Devo andare a vedere che cosa succede alla porta dei dragoni. Lance proibisce a chiunque di passare. Me ne frego, io. Ho forzato il passaggio grazie alla mia piccola statura, e a volte essere piccolina è utile, e alla mia agilità naturale. Ok, entriamo. Ho corso attraverso i corridoi il più veloce possibile. Sentivo i passi di Orione e del suo compagno. Mi inseguivano da vicino. Il cuore mi batteva all'impazzata e pareva che l'adrenalina mi mettesse le ali ai piedi. Molte domande tormentavano il mio spirito. Che cosa aveva fatto Lance? Era riuscito ad aprire le porte del dominio dei draghi? Sarei giunta troppo tardi. Ma quando arrivai davanti alla porta, constatai con sollievo che era intatta e quindi non c'è riuscito. Che ci fai qui? Sono venuta a vedere che hai fatto. Che cos'è successo? Intorno a me c'è come una nebbia marrone che puzza di zolfo. Penso che abbia usato degli esplosivi. Mi
L'aria è carica di un'energia magica, di qualcosa di oscuro e di antico. Come tu stessa vedi, ho cercato di aprire le porte, ma non ha funzionato come credevo. Che scemo che sei. Ah, la magia nera, non è più quella di una volta. Lenz ha sbuffato con un'aria disperata, facendo schioccare le dita. Orione mi ha quindi presa per un braccio e mi ha riportata all'accampamento. Intanto Lenz ci seguiva da molto vicino. Ok, torniamo indietro. Platina. Lenz si è rivolto a uno dei mercenari che l'accompagnava. Si chiama Platina. Sì, Lenz. L'ariete è pronto? L'ariete. No, non ancora. Lo sarà domani al massimo. Peccato, non vedo veramente l'ora di sfondare queste maledette porte. Un ariete. Pensi di entrare nel tempio usando un ariete? Perché no? Per ora non abbiamo avuto fortuna, ma forse con un'altra tattica andrà meglio. Quindi non hai alcun rispetto per i tuoi pari? Ne hanno forse per me. Tengono le porte chiuse mentre uno dei loro desidera vederle aperte. Forse perché sanno che sei una persona orribile. Ah, e ciò che pensi? Sono una persona orribile? Sì, lo sanno tutti che sei una persona orribile. Lenz ha l'aria di un bambino affranto, ma non sono una sprovveduta. Tuttavia, vedendolo abbassare lo sguardo, ho cominciato a dubitare. Mi dispiace, non rientrava proprio nei miei piani. Dalle risate stridenti di Lenz ho capito immediatamente che si stava prendendo in giro. Sai essere veramente carina quando vuoi. Carina, ci ha appena detto. Vabbè, lasciamo stare. Usciamo che è meglio, ignoriamolo. Dopo un pasto frugale me ne sono andata a dormire. Lenz ha continuato a non legarmi. So comunque di essere attentamente sorvegliata. Durante la notte abbiamo sentito dei rumori. Lenz ci ha chiesto di alzarci e ci siamo recati presso le rovine di memoria, in piena notte. Che cosa? Decine di drafaiele svolazzavano sopra di noi. Lenz ha impugnato la sua arma. Sembra pronto ad uccidere queste creature. No, fermiamolo. No, non farlo! Ovviamente io mi intrometto. Non metterti in mezzo. Non te lo permetto! L'ultima volta è successa la stessa cosa. Sono venuti per me. Grazie a loro e all'oracolo abbiamo trovato il cammino per la dimora dei draghi. Dovremmo Cosa? seguirli. Hanno sicuramente un messaggio di Fafnir. Ho sentito Lenz brontolare prima che mi desse il suo accordo. Dove sono nati? Immagino di qua. I Drafaiel sono morti. Molti, quale morti, poverini? I Drafaiel sono morti. Penso che tra poco accadrà qualcosa. Ma dove? Sta a noi scoprirlo. Mi ha guardata con odio. Credo che la mia risposta non gli sia piaciuta ai fatti suoi. Andiamo qui. Percepisco una forte energia. I Drafaiel sono più numerosi che mai. A giudicare dal modo in cui Lenz stringe l'impugnatura del suo pugnale, si direbbe che trattenga la sua rabbia. È forse il pugnale che Valchion gli aveva donato? Volevo stare in mezzo ai Drafaiel, i quali volavano proprio intorno a me. In breve tempo mi invitarono a danzare con loro, senza conoscere il come e il perché riuscivo a capirli. Tutto questo era, allo stesso tempo, sconvolgente e naturale per me. Mi sentivo in totale armonia con queste creature. Decisi così di danzare insieme ad esse, lasciandomi trasportare dalla loro melodia ed energia. Quando percepì che la danza aveva raggiunto il suo punto massimo, una luce languida si posò pian piano sulla scogliera, come un velo di seta. I Drafaiel si scostarono immediatamente e indietreggiai, così un po' senza guardare dove stessi andando. Senza volerlo, cozzai contro Lenz, la cui presenza mi fece sobbalzare. Sempre in mezzo sta questo. Sono solo io. E spostati, no? Io. In quell'attimo, la dolcezza della sua voce mi sconvolse e non potei fare a meno di arrossire. Perché stai arrossendo? Che dici? Distolsi allora il mio sguardo dal suo. Uno sguardo penetrante come lame di ghiaccio. Cosa sta per succedere? Cioè, cos'è questa situazione ambigua? Succedeva qualcosa di strano tra noi due. Come, scusa? Avevo il cuore in gola e non capivo il perché.
Io sono sconvolta. Allora, sinceramente io non so quale cliccare tra le tre, però boh, proviamo a dire l'ultima, che continua ad essere ipnotizzata dal suo sguardo. Nah, ora non devo pensare a questo genere di cose. Mi allontanai quindi da lui. Che mi stava succedendo? Riprenditi, Casey. Devo ricordarti che ha senza dubbio ucciso Valchion, il tuo ragazzo. Mentre una luce irradiò qui vicino, una figura familiare apparve davanti a noi e Fafnir, vero? Sì, è lui! Figlio dei draghi ed eletta dell'oracolo, perché tutto questo chiasso? Ho lanciato un'occhiata a Lance per cercare di capirne una reazione o un'emozione qualunque. Il suo viso è rimasto però impassibile, indecifrabile. Volevo vederti. Le porte del nostro dominio si apriranno alla prossima luna. Ora! Perché vai così di fretta, figlio mio? Il tuo comportamento lascia a desiderare. Sapevo che Fafnir non gliel'avrebbe permesso. Ho bisogno di risposte, su di me e sugli altri. Lance si è avvicinato a Fafnir e si sono intrattenuti per diversi minuti. Non riuscivo a capire ciò che dicevano. Bene, appuntamento domani nella mia dimora. Troverete le porte aperte. Aspetta, Fafnir! Quest'uomo è pericoloso! Ha distrutto il cristallo! Orione mi ha tappato la bocca con la mano per zittirmi. Lasciala! Orione ha lasciato subito la presa. Figlia mia, sono a conoscenza dei fatti. So che ha distrutto il cristallo due volte. Ma non preoccuparti, non ti farà del male. No, Fafnir! La figura di Fafnir è svanita nell'aria, spazzata via dal soffio del vento gelido della notte. Come può riporre così tanta fiducia in Lance? Fafnir, mi sta nascondendo qualcosa? Lance mi si è avvicinato con un passo piuttosto nervoso. Dovrai imparare a tenere chiusa la tua boccuccia. Hai capito bene, carina? Ma ultimamente non ci sta dicendo spesso che siamo carine, perché? Puoi ripetere, sono un po' stupida. Stupida o stupita? Cosa volevano dire? Mi stai stancando. Ha portato una mano alla fronte simulando un mal di testa. Ora, non attardiamoci. Non so se riesco a sopportare ancora per molto tempo questi scherzi della natura. Parla dei Drafaiel. Sapendo che ha ucciso Mal, credo proprio che detesti ferocemente i famigli. Quindi torniamo all'accampamento. Mi sa di sì. Dov'è l'accampamento? Qua. Ci siamo coricati presto e l'indomani, all'alba, Lance mi ha buttata giù dal letto, lui sempre dolcissimo, meraviglioso. Il mio stomaco brontolava per la fame. Da quando siamo qui, i pasti sono sporadici e, contrariamente a Lance, non adoro digiunare. Mangeremo una volta arrivati. Allora dobbiamo andare alle porte, giusto? Ho sorpreso Lance prendere un bel respiro prima di addentrarsi nel passaggio segreto. È forse preoccupato, dato che deve incontrare Fafnir della sua dimora? Mi sa di sì. Oh, eccoci. Lance mi invitò a seguirlo alle porte per aprirle. Sembrava che non volesse farlo da solo. Ero sconvolta. Mi sono avvicinata pian piano verso le porte, ho appoggiato le mani sui simboli giusti e ho recitato l'incantesimo che ci permetteva di aprirle. Ha funzionato questa volta. Le porte si sono aperte e Lenz ha tirato un sospiro di sollievo. È rimasto qualche istante sulla soglia della porta senza dire o fare niente. Anche se è un essere spregevole, non posso non essere empatica e condividere la sua angoscia. Credo che si aspetti molto da questo luogo. Nel mio animo, spero che trovi quello che sta cercando. Io spero che diventi buono, sinceramente. Tutto ciò gli consentirebbe, forse, di capire i suoi errori e di tornare sui suoi passi. Speriamo. Figlio mio, giovane eletta dell'oracolo, benvenuti nell'umile dimora dei draghi. Altri spiriti di dragone sono accorsi in grande numero proprio dove eravamo. La loro accoglienza è troppo calorosa per me. Perché non hanno paura di Lance? Perché non cercano di controllarlo? Non vedono che sono il suo ostaggio? Mi sono avvicinata anch'io a Fafnir.
e ho chiesto di interloquire con lui in privato. Lenzi mi ha allora guardata e il suo sguardo era particolarmente eloquente. Fafnir, perché ti fidi così tanto di lui? Tu non ti fideresti dei tuoi parenti? Sì, certo, ma Lenzi ha comunque distrutto il cristallo. Mi trovo con lui, ma non certo per mia scelta. Sono a conoscenza di tutto, ragazza mia. In merito a Lenz, non sono cieco, percepisco le sue colpe e i suoi errori. Tuttavia, una famiglia deve restare unita e sostenersi qualsiasi cosa accada. Non mi sono mai trovata di fronte ad una situazione del genere. Non so se potrei sostenere qualcuno che ha versato del sangue solo per il gusto di farlo. Lenz è una persona torturata e complessa, mossa da vane speranze. È mio dovere rimetterlo sulla retta via. Inoltre, gli ho promesso che mi sarei preso cura dei suoi figli. Promesso? Lo sguardo di Fafnir si è perso nel vuoto. Promesso? A chi? Fafnir non ha avuto il tempo di rispondermi. Un altro dragone lo ha raggiunto e gli ha parlato per diversi minuti. Sono sconvolta. Di chi parlava poco fa? È secondo me del padre di Lens e Valchion. Poi non lo so. Lenz. Se tu me lo permetti, vorrei farti visitare la nostra dimora. Non ne ho avuto l'occasione con tuo fratello. Oh, veramente? Possiamo visitare la dimora del dragone? Vabbè, siamo nella stanza dell'equilibrio. Ecco la sala dell'equilibrio. La bilancia è sempre presente, ma questa volta non c'è nessuno sui suoi piatti. Ho tirato un sospiro di sollievo. Mi domandavo se Lenz avesse dovuto passare le mie stesse prove, quali anime avrebbe visto? A proposito, perché non le passa? Le prove riguardavano solo te. Dovevamo sapere se eri capace di salvare il Daria. Salvare il Daria? Non ha senso. Dovete spiegarmi perché tenete tanto a salvare il mondo responsabile del nostro genocidio. Lo capirai presto, figlio mio. Ne dubito. Abbiamo continuato a seguirlo. Quindi dobbiamo andare nella stanza dei draghi. Non appena entrata nella sala seguente, ho percepito che una forza si stava impossessando del mio corpo. Le immense statue dei dragoni che si innalzano di fronte a noi paiono muoversi. Rispetto all'ultima volta, sembra quasi che siano vive. Era la nostra sala del consiglio, certo, oggi non la usiamo praticamente più, ma un tempo tua madre la presiedeva. Presiedeva. Tua madre la presiedeva, Lance. Ah, quindi forse parlava della madre, non del padre. Mia madre, la conosci? Certo, era una donna molto coraggiosa e generosa. Ha il suo stesso sguardo. Io? Lenz sembra sconvolto, sembra che non sappia cosa dire per una volta. Si entra da qui. Con la sua impotente e regale zampa, Fafnir ci ha indicato l'entrata di una sala che si trova sotto la statua di un dragone dagli occhi d'oro. Mi chiedo cosa ci troveremo. Oddio, qui non ci siamo mai entrati. Il regno di Demetra. Ci incamminammo attraverso dei corridoi praticamente bui, illuminati soltanto dalla luce fioca delle scritte draconiche che ornavano i muri. Ma io li volevo vedere. Dopo qualche attimo, intravidi la luce del giorno e, felice di poter finalmente ritrovare il sole, mi fiondai impaziente fuori da lì. Wow! Che scenario pazzesco! Che cosa? Constatai subito, con sorpresa, che ci trovavamo ancora all'interno del tempio. Non credevo ai miei occhi. Immense colonne di pietra naturale sostenevano il soffitto. Mi resi conto in fretta che era impossibile vedere il soffitto. C'era soltanto un cielo gigantesco e magnifico. Ero così esterrefatta che restai a bocca aperta di fronte ad un siffatto fenomeno. Alcuni drafaie le svolazzavano qua e là tra le nuvole vaporose di un cielo dai mille colori. Era stupendo. Davanti a me c'erano delle vaste pianure verdeggianti in cui passeggiavano allegramente delle creature che non avevo mai visto prima. E non era tutto, c'era anche una flora abbondante e varia,
Fiumi di un blu celestiale, nuvole dalle consuete forme che a volte sfioravano delle vere montagnette. Vi era qui un ecosistema stupendo, da favola. Beh, in effetti è bellissimo veramente. Non credevo ai miei occhi e mi chiesi allora se non stessi avendo una visione. Uno dei Drafaiel si avvicinò a noi e si appoggiò delicatamente sulla mia spalla. Grazie a questo contatto capii che era tutto vero. Avvicinai la mano al suo muso e lo accarezzai. Come un gatto, sfregò il muso contro le mie dita, emettendo un tenue ruggito. Non riuscì a trattenere una lieve risata di fronte a quel suono adorabile. Lens ne sembrava infastidito, e a lui infastidisse qualsiasi cosa, io non lo so. Tant'è che strinse i pugni e sbuffò in seguito in segno di disapprovazione. Questo spettacolo lo rende nervoso. Dopotutto, non apprezza i famigli e ieri ha cercato di uccidere alcuni Drafaiel. Non devo dimenticare ciò che ha fatto a Mel. Ripensando al povero famiglio di Icar, ebbi paura. E se Sela fosse presa con i Drafaiel per rabbia? Con un movimento della mano, feci allora capire al famiglio che avrebbe dovuto andarsene. Salvati, famiglio! Il Drafaiel grugnì scontento e se ne volò via. Piccolino, io ti volevo tenere con me, ma c'è sto cattivone qua. Credo di aver appena perso un amico, ma almeno non morirà. Questo luogo è bellissimo, Fafnir. Come è potuto avverarsi un tale miracolo? Ci troviamo semplicemente nelle profondità estreme di Eldaria. Immagino, ma non riesco a capacitarmi di come un ecosistema così completo si è riuscito a formarsi così in profondità rispetto alla superficie di Eldaria. Ad ogni modo, capisco meglio perché in superficie la vita sia quasi del tutto assente. La vita si trova qui! Avrete sicuramente avuto bisogno di molti poteri magici per farlo, giusto? Esatto. Capisco, sarebbe un luogo magnifico, solo se... Solo se... Parla, Lenzo. Niente, lascia perdere. Riprendiamo il cammino, va bene? Peccato, sarei rimasta qui ben volentieri. Non riesco a distogliere lo sguardo dalla bellezza di questo luogo. E ok, e io con questo scenario meraviglioso mi fermo qui per questo episodio. Mi piace veramente tanto questo luogo, io ci vivrei, è proprio carino. Fatemi sapere come sempre cosa ne avete pensato giù nei commenti. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un like di sostegno. Se non siete iscritte vi ricordo di farlo così non vi perderete i prossimi video e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!